Amici di Fano TV, ben trovati. Per lo speciale di oggi ci troviamo in Ancona alla sede di Confartigianato Imprese. Ci sarà il consiglio direttivo interprovinciale che riguarda tutti gli organi dirigenziali. Avviene periodicamente e si fa il punto della situazione su quelle che sono le tematiche principali. In questa occasione però ci sarà un ospite davvero particolare e speciale che tra poco andremo ad incontrare, e adesso però venite con me per parlare con i protagonisti. Sono numeri positivi per quanto riguarda l'economia italiana e tra l'altro noi aspettiamo ancora la conferma, ma la notizia di oggi sui giornali che praticamente il mese di aprile 2021 si sia ritornati alla produzione del mese di aprile. Presidente, durante questo consiglio si parlerà di investimenti e di infrastrutture. Il leitmotiv è la ripartenza. Sì, serve proprio questo incontro proprio per fare un po' la situazione di quella che è la realtà nella nostra regione. E la realtà per quanto riguarda la nostra zona è sicuramente che ci sono degli ottimi segnali positivi per quanto riguarda la ripresa, segnali interessanti. Ci sono anche dei punti di criticità che sono molto evidenti per quanto riguarda sia l'acquisizione delle materie prime, i costi delle materie prime che stanno mettendo in difficoltà molte imprese che stanno ripartendo, e un altro problema che ci sta preoccupando è un po' quello che riguarda proprio la reperibilità della manodopera. Bisogna sicuramente avviare un percorso sia di formazione delle figure che poi vengono richieste e è possibile occupare sul territorio, ma anche un percorso, come dire, di incontro domanda-offerta per quelle che possono essere poi le esigenze del territorio. Questo per dire che le piccole imprese si stanno muovendo bene, hanno una grande capacità per quanto riguarda proprio la capacità di ripartire, appunto di essere flessibili, ma hanno dei problemi per quanto riguarda la capacità sia di trattare le materie prime sia di trattare gli acquisti, proprio per il fatto che le dimensioni aziendali non le mettono nella condizione di competere con quelle che possono essere aziende molto più strutturate. In apertura di servizio ho appunto preannunciato una presenza straordinaria, quella del Presidente della Regione, Francesco Acquaroli. Certamente, abbiamo il Presidente Acquaroli con il quale vogliamo parlare delle difficoltà anche delle infrastrutture della nostra regione. Questo è un tema fondamentale per quanto riguarda la possibilità poi di ripresa di tutto un territorio, che noi diciamo un territorio che ha delle grandissime potenzialità e delle grandissime capacità di espressione. Abbiamo detto che le imprese sono ripartite subito, gli imprenditori si sono sicuramente rimboccati le maniche e gli ordini sono arrivati. Anche i segnali che riguardano il turismo sono molto confortanti, ma dobbiamo dare un servizio più professionale, più completo, e soprattutto dobbiamo fare in modo che chi vuol venire nella nostra regione possa arrivare con una certa velocità, con una certa semplicità. Poi il tema microimpresa, grande impresa non ci appassiona, servono tutte e due, ma servono comunque di creare le condizioni affinché la piccola impresa diventa grande, che la grande rimanga grande e diventi più grande e non vada via. Perché il nostro valore aggiunto è che le nostre micro imprese stanno qui, le grandi vanno via perché trovano un contesto economico favorevole. Quindi è una sfida ampia, però la regione che abbia in primis affrontato il tema vaccinazioni non era scontato. Possiamo parlare di un consiglio direttivo aperto e all'interno del quale insomma si parlerà anche della campagna di vaccinazione, grazie anche all'accordo siglato con Federpharma. Si parla anche di digitalizzazione e vorrei sapere da lei anche che cosa chiederete al Presidente Acquaroli. Intanto diciamo che l'idea del consiglio direttivo aperto con Confartigianato, un'associazione che rappresenta 10.000 imprese e 10.000 imprenditori, abbiamo più di 400 dirigenti che rappresentano il territorio. Il Consiglio Direttivo è l'organismo che rappresenta tutti i territori della provincia di Ancona, Pesaro e Urbino. E appena è stato possibile organizzarlo in presenza, abbiamo richiesto la presenza del Presidente di Acquaroli, Presidente Acquaroli che ci onora della sua presenza, perché il focus delle imprese oggi più che mai va portato al centro dell'attenzione, perché c'è una ripartenza complessa, e quindi le istituzioni e i massimi vertici regionali devono essere molto attenti al tema dell'impresa, perché abbiamo un patrimonio che non può essere dilapidato. Si sta procedendo col tema delle vaccinazioni in maniera tempestiva e corretta, siamo un'eccellenza a livello nazionale, finalmente le Marche ritornano a essere un'eccellenza su alcuni temi, tra cui quello della vaccinazione, e siamo fiduciosi che si possa procedere tempestivamente nel cercare di uscire da questo tema, perché noi abbiamo necessità di far lavorare i nostri imprenditori, di far lavorare le nostre imprese.
Si sta lavorando bene, la Confartigianato si è impegnata anche per costruire e collaborare con la Regione stipulando convenzioni con tutto il mondo delle farmacie, perché noi dobbiamo sempre guardare avanti, quindi si sta procedendo bene con l'organizzazione regionale, ma ci potrà essere un terzo richiamo e quindi dobbiamo creare una situazione di più possibile normalità e in tal senso ci stiamo lavorando. Cosa chiediamo al Presidente Acquaroli? Di fare quello che sta facendo, cioè essere sempre più vicino alle imprese. Abbiamo un grande gap che va colmato, uno, come evidenziava, è quello infrastrutturale, infrastrutture materiali e immateriali. Dobbiamo far sì che questa regione sia accessibile. Lavoriamo tanto sul tema del turismo, si sta facendo bene, ma dobbiamo cercare di rendere attrattiva questa regione anche rendendola vicina alle altre, come il tema immateriale. L'innovazione, la digitalizzazione ha subito una grandissima accelerazione in tema di Covid. Stiamo lavorando affinché tutti i nostri imprenditori possano presagire il cambiamento e quindi dotarsi di nuove tecnologie. Queste tecnologie devono essere portate a casa delle nostre imprese, anche nei comuni. Questa è una regione bellissima, tanti comuni e tanti borghi. Molti borghi purtroppo non sono così vicini alla tecnologia, alla banda larga. Molti imprenditori si sono organizzati da soli, ma noi dobbiamo in questa fase essere vicini alle imprese e aiutarli dando a loro gli strumenti per competere in un contesto globale. Allora, buonasera a tutti, grazie Presidente per essere qui. Presidente, la sua presenza qua è stata annunciata come una partecipazione straordinaria, quasi a sottolineare comunque l'importanza e la rilevanza di Confartigianato sul territorio. L'importanza e la rilevanza delle imprese sul territorio, della capacità delle nostre grandi tradizione manifatturiera artigiana di contraddistinguersi e di tenere duro in un momento molto particolare, dove oggettivamente tra la pandemia e la ricostruzione post-sisma la nostra regione sta attraversando una fase veramente complicata e riusciamo a resistere proprio grazie al sacrificio e al lavoro e anche all'abnegazione, alla forza che imprese e categorie di artigiani stanno mettendo ogni giorno per garantire a tante famiglie occupazione e anche lavoro, appunto. Diverse le tematiche che si affronteranno questa sera, vorrei sapere come la Regione Marche si pone di fronte alle problematiche da affrontare. Beh, noi stiamo cercando di interpretare al meglio una progettualità che riguarda le infrastrutture materiali e immateriali, sono tutte e due indispensabili. Stiamo cercando proprio ieri, oggi, anche domani faremo delle sessioni speciali con gli uffici per cercare di mettere a terra le interlocuzioni necessarie e indispensabili che abbiamo avuto in questi mesi e cercare di tradurre tutte quelle che noi vediamo come idee e proposte e progettualità in cantieri. Presidente, una domanda anche concernente la zona bianca, sono state fatte delle date, ecco, sarà veramente il 21 la data ufficiale? Come lei sa, io sono abbastanza scaramantico, però penso che possiamo essere ottimisti per quella data. Dispiace perché la settimana antecedente all'ultima siamo stati sopra i 50 positivi su 100.000 abitanti settimanali proprio per pochissimo. Questo ha pregiudicato la data del 14. Poi la settimana scorsa e questa settimana credo che riusciremo a tenere il risultato di essere ampiamente sotto 50 su 100.000 abitanti. Se anche la prossima sarà confermata questa tendenza, come noi tutti speriamo e ci auguriamo, credo che il giorno 21 finalmente anche la nostra regione tornerà bianca. Devo dirle che anche con molta sorpresa, perché noi siamo state tra le prime regioni italiane a diventare gialle e poi abbiamo messo un tempo interminabile per passare dal bianco a giallo. Il nostro appuntamento termina qui, dalla sede di Confartigianato Imprese è tutto, vi ringrazio della cortese attenzione, arrivederci.